Venerdì 29 maggio 2020, sono le 15.05. Il mio nome è Francesco Saverio Teruzzi e sono qui, insieme a Clara Pogliani alla regia, in rappresentanza del team Orientamento di Accademia Unidee, Fondazione Pistoletto, Biella. Tra poco avrà inizio il talk Siamo tutti designer, moderato dal coordinatore accademico di Accademia Unidee, Michele Cerutti Butti, e con la partecipazione di Eugenia Morpurgo e Andrea Paoletti. Prima del talk, però, permettetemi una breve presentazione di Accademia Unidee. Accademia Unidee eredita l'esperienza e le attività di Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto. Un'attività ultraventennale che ha visto e vede il susseguirsi di numerosi artisti, ricercatori, professionisti internazionali, come docenti e tutor di più di 5.000 studenti che hanno partecipato e partecipano con residenze di breve, medio e lungo periodo all'attività della Fondazione. Che cos'è Accademia Unidee? È un'accademia di belle arti e oltre. Oltre perché è un'accademia che nasce nel cuore di una fondazione d'arte, un luogo dove la sperimentazione e la pratica artistica sono da sempre di casa. Oltre perché è un'accademia che propone una formazione realmente multidisciplinare, un luogo dove imparare a fare arte, a creare, a progettare, studiando le tecniche artistiche e di progettazione, ma anche le scienze applicate, la filosofia, l'economia, la sociologia, perché per progettare la società e migliorarla è importante conoscerla nei suoi aspetti fondanti. Oltre perché si studiano materie innovative che danno un bagaglio culturale umano unico: gender studies, neocolonialismo, disruptive education, change making, social impact, mapping social change, storytelling design e così via. Oltre perché è un'accademia che è al centro di una rete internazionale di persone, organizzazioni e istituzioni di eccellenza e del cuore produttivo del Made in Italy. Oltre perché tutto questo è presente in tutti e quattro i nostri corsi triennali post diploma: arti visive, social engaged art, quando la pratica e la ricerca artistica coinvolgono le persone e le comunità per dare vita a progetti collaborativi su problemi e necessità reali. Design, social innovation design, per progettare nuove idee al servizio della società, delle persone e dei loro bisogni. Nuove tecnologie per l'arte, media arts and social transformation. Idee, pratiche e ricerche artistiche per comprendere la complessa relazione tra i nuovi media, la società e le persone. Fashion design, sustainable fashion design, per conoscere e progettare la moda in tutti i suoi processi, mettendo la sostenibilità al centro. Oltre perché tutti i nostri corsi lavorano sulla sostenibilità, che è la sfida più importante del nostro presente. Oltre perché ti diamo tutti gli strumenti, compreso uno spazio atelier personale, per dare il tuo contributo e realizzare i tuoi progetti, come stanno facendo i nostri ospiti. Ringraziando per l'attenzione e ancora Clara Pogliani del team Orientamento per la regia, lascio la parola al professor Michele Cerutti Butti. Siamo tutti designer? Grazie Saverio, grazie Clara. Intanto ringrazio anche Andrea Paoletti ed Eugenia Morpurgo, a cui chiedo di accendere la telecamera così ci vedete tutti. E sono molto contento di chiudere questa settimana di talk che abbiamo fatto, sono stati molto seguiti, molto partecipati sempre e hanno toccato un po' tutti i temi che affrontiamo in Accademia Unidee, no? Dalla moda, la moda sostenibile, ieri le nuove tecnologie, la sostenibilità di internet, lunedì. E martedì invece che quando abbiamo parlato di arte impegnata nella società. E oggi invece parliamo di design e parlare di design significa fondamentalmente parlare di futuro. Devo dire che non ci aspetta un futuro facile. sappiamo tutti, stiamo vivendo delle condizioni complesse, non solo per colpa o in ragione della pandemia globale, che ciascuno vive un po' a casa sua, un po' con forme diverse di integrazione nella società, ma viviamo un mondo complesso perché il mondo in cui viviamo fondamentalmente è un mondo fatto di oggetti. E gli oggetti di cui ci circondiamo, di cui circondiamo le nostre case, le nostre vite, le nostre esistenze, ciascuno di quegli oggetti porta in sé non solo una responsabilità nei confronti del mondo, ma porta con sé anche una storia, che è una storia di produzione, una storia che richiede energia per essere prodotta. Immaginate ogni singolo oggetto quanta energia è necessario produrre e utilizzare, consumare. E poi, naturalmente, questi oggetti portano in sé il problema dello smaltimento, per cui l'impatto ambientale che ciascuno di questi oggetti ha è molto pesante, è molto importante da sempre, da tantissimi anni ormai. È un mondo degli oggetti che porta con sé dei problemi sociali. Immaginate che cosa vuol dire oggi in cui la fabbrica del mondo è considerata l'Asia, la Cina, la Corea, il luogo dove tutto viene prodotto oggi, o gran parte delle cose, anche se molte cose ancora si fanno in Europa. Però ecco, è un mondo degli oggetti che segna anche molte disuguaglianze tra chi è ricco, tra chi è povero, tra chi può permettersi degli oggetti e chi no. E in questo mondo segnato da disuguaglianze, da un profondo cambiamento climatico, da difficoltà di tipo sociale, da difficoltà di tipo economico, però c'è anche tutto un mondo che emerge, un mondo che non parte più solo dagli individui che vogliono costruirsi il loro piccolo mondo intorno a sé, fatto di tanti oggetti e relazioni, ma è un mondo che invece di partire dagli individui parte dalla collettività, parte da un modo di organizzarsi, di stare insieme, che a volte risolve tanti dei problemi, a volte sembra quasi sia in grado di predire il futuro, di raccontare un futuro diverso da quello dal presente in cui stiamo vivendo. Ecco, naturalmente questo mondo è un mondo progettato, è un mondo in cui stiamo dentro, ciascuno degli oggetti di cui ci circondiamo, ma anche ciascuna delle relazioni e dei gruppi, delle organizzazioni in cui viviamo e che stanno presentando anche delle soluzioni diverse per vivere insieme. Immaginate l'uso delle macchine condivise, l'uso di automobili, di case, di residenze, di accoglienza, tutto un sistema di soluzioni che sono pensate, sono progettate da qualcuno. Allora, che cosa vuol dire essere designer? Questa è un po' la domanda che ci facciamo in questo talk, chiedendoci anche, come dire, se abbia ancora senso o meno progettare altri oggetti, perché il designer è questo. Io sono un architetto, un urbanista, quando ho cominciato a studiare architettura volevo progettare case e poi ho cominciato a capire che forse le case non erano più proprio per forza, o non solo, la soluzione ai problemi del mondo, non erano l'unico modo di immaginare un futuro, ma che bisognasse occuparsi di città, per esempio. E quindi ho cominciato ad allargare il mio mondo, le mie percezioni, le mie idee, e da progettista oggi lavoro insegnando e dentro anche questo grande progetto di Accademia Unidee. Ecco, parliamo di questi temi, di che cosa voglia dire e come si possa essere designer oggi, insieme a due persone che sono designer, che sono progettisti, in campi molto diversi, ma vedrete che poi un po' si incrociano le loro storie in qualche modo. Abbiamo Eugenia, da una parte, che è una ricercatrice, designer e docente, che ha studiato in molti luoghi del mondo, e questo studiare in molti luoghi del mondo le ha permesso di dare un senso diverso agli oggetti, alle cose, immaginare in maniera diversa un futuro, per cui da progettare scarpe che si possono riparare da soli, a immaginare dei modelli di riutilizzo di una pianta infestante nella pianura padana, a immaginare un modello diverso di agricoltura. E poi abbiamo Andrea Paoletti, che anche lui è un progettista, un designer, e che a un certo punto ha frequentato Unidee e a un certo punto ha deciso di cambiare, come dire, la dimensione del suo lavoro, la dimensione del suo immaginario da progettista, di trasferirsi in un paese dell'interno della Basilicata e di fondare, di costruire le condizioni spaziali, oggettuali, ma le condizioni per permettere a una comunità di rigenerarsi e di ricostruire un futuro insieme. Ecco, intanto vi ringrazio a tutte e due, Eugenia e Andrea, e chiederei proprio per iniziare ad affrontare questo tema in cui ci chiediamo ma che cosa significa essere designer oggi? Come si può progettare un futuro diverso da quello in cui stiamo, verso cui stiamo correndo? Ecco, e vi chiederei di farlo incominciando a presentarvi e a raccontare un po' che cosa, in che modo il design e questi aspetti di... a metà tra gli oggetti, la società, le persone, il futuro, hanno cambiato e stanno cambiando le vostre esistenze. Iniziamo magari con Eugenia, che è l'unica donna in mezzo a noi e bisogna molto importante insomma la sua posizione, e poi passiamo ad Andrea e andiamo avanti piano piano. Grazie, grazie mille Michele per l'introduzione. Quindi cercherei un attimino di darvi un'idea forse di qual è la mia esperienza fino adesso. Io, come dicevi, sono una designer, vivo a Venezia, ho il mio studio e con il mio studio mi occupo principalmente di ricerca su processi di produzione. Cioè mi interessa capire dove le cose vengono prodotte, da chi, come, con che materiali e come tutta questa filiera, tutto questo processo ha un impatto sulla società, l'ambiente, l'economia. Mi sono laureata in disegno industriale, quindi una formazione classica di base allo UVA a Venezia, e poi sono andata in Olanda a studiare social design a Eindhoven. E da quando mi sono laureata lavoro indipendentemente, sempre cercando di collaborare con enti diversi, da università, fondazioni, musei, fab lab, quindi sempre in una rete più o meno complessa per supportare delle ricerche che inizio io o che mi vengono richieste di affrontare. Un primo esempio che potrei darvi per parlare un po' di qual è il mio approccio progettuale, e dovrebbero esserci anche delle immagini, penso, non sono sicura, ecco, esattamente. Come dicevi anche tu, un primo progetto di cui mi sono occupata è stato la progettazione della riprogettazione di un sistema produttivo della calzatura, più o meno. Con il progetto Another Shoe, in collaborazione con Sofia Guggenberger, l'obiettivo che ci siamo date è stato: come posso riprogettare una scarpa per fare in modo che chi la utilizzi la possa riparare, ma magari la possa anche produrre, o che in generale la produzione della calzatura possa essere indipendente da un sistema di economia globale che necessariamente impone una grande quantità di produzione, grandi numeri, grandi scarti, grande spreco ambientale, economico. E questo ci ha portato a riprogettare totalmente la struttura della scarpa, che si può vedere nella seconda immagine. La scarpa sono componenti che vengono tagliate tutte con un'unica macchina, e quindi da un oggetto molto complesso che di solito richiede molte macchinari siamo arrivati all'utilizzo di un'unica macchina che taglia le parti, e poi l'assemblaggio è fatto in maniera manuale, cioè a mano, senza però l'utilizzo di collanti o cuciture, e quindi permettendo di assemblare e disassemblare la scarpa in funzione delle necessità di riparazione o di smaltimento. Il progetto è anche un progetto open source, quindi tutte quante le informazioni per la produzione della calzatura in realtà sono rese condivise e scaricabili dal sito del progetto. Un secondo esempio che vi posso dare, che si scosta un po' da questo, è un progetto realizzato l'anno scorso, cominciato l'anno scorso in funzione del Triennale Broken Nature, della mostra curata da Paolo Antonelli in Triennale a Milano, e in questo caso insieme ad Olivia De Goveia ci siamo interessate di guardare alla situazione, una particolare situazione che c'è adesso a Mantova, nelle valli del Mincio, quindi nei laghi attorno alla città di Mantova, dove questa zona umida vede la presenza del fior di loto da un centinaio d'anni, ma negli ultimi 30 anni questa presenza è diventata invasiva, diventando un grande rischio per la biodiversità locale e anche mettendo a rischio di terrestrializzazione tutta la zona umida, quindi modificando totalmente l'ecosistema. Questo Questo processo è successo solamente negli ultimi 30 anni a causa dei cambiamenti climatici, quindi l'innalzamento delle temperature che hanno dato più spazio alla pianta, ma anche a causa di un distaccamento tra l'economia locale che di solito interagiva con il lago e quindi lasciando la pianta crescere indisturbata. Quello che ci siamo posti noi di cercare di capire è stato come possiamo sviluppare una piccola economia locale che utilizzi il fiore di loto come risorsa materiale, fisica, che producendo materiale a partire dalla biomassa del fiore di loto faccia partire questa economia che si prenda cura dell'ambiente stesso, sia per la rimozione del fiore di loto, ma anche come finanziamenti, dal punto di vista economico, per coprire le spese che di fatto ha il mantenimento del parco naturale. Questo è un progetto che abbiamo iniziato noi e adesso è in una fase di sperimentazione insieme all'ente del parco. E questa ricerca mi ha un po' portato a sviluppare l'ultimo lavoro che vi posso presentare, se possiamo andare avanti. Sì, questa è un'immagine della Triennale. Sì, il lavoro sul fiore di loto mi ha portato a quest'ultima ricerca che si chiama Syntropic Materials, materiali sintropici, dove il mio interesse è guardare all'impatto che la produzione di materiali naturali ha sull'ambiente. Partendo poi dal presupposto che negli ultimi 10 anni c'è stato un grande sviluppo di alternative di materiali derivati dal petrolio e c'è stata un'innovazione molto positiva che ha portato a riuscire a trasformare scarti agricoli un po' di tutti i tipi in materiali di tutti i tipi, dai filati a materiali da costruzione in maniera più varia. La mia osservazione è stata che tutte queste innovazioni, seppur fantastiche, fanno ancora parte, però dipendono da un sistema agricolo, industriale e monoculturale che ha un impatto ambientale di per sé anche molto importante. E quindi quello che sto cercando di fare adesso è cercare di trovare un'unione tra tutte queste innovazioni, che sono veramente di livelli diversi, dalla sperimentazione di designer a studi di ingegneria, ad aziende, combinare tutto questo saper fare con le ricerche che ci sono contemporanee su sistemi di agricoltura rigenerativa, quindi un'agricoltura che cerca di migliorare l'ambiente, di prendersi cura dell'ambiente, di aumentare la biodiversità nell'ambiente coltivato, di riportare fertilità ai terreni e di sequestrare l'anidride carbonica. E quindi capire come le innovazioni nell'ambito dei materiali, quindi qualcosa anche di molto caratterizzato nel mondo del design, possa invece collaborare a ricerche più in ambito agricolo. Quindi questo è un po' l'ultimo tema sul quale mi sto occupando in questo momento. Grazie Eugenia, molto interessante. Vedete subito che gli oggetti, siamo partiti da un oggetto, ma è quasi come se il progetto vero non fosse l'oggetto in sé, non fosse la forma di quell'oggetto, ma il processo per produrre quell'oggetto. E poi, insomma, gli altri progetti di cui ha parlato Eugenia sono già, come dire, molto eloquenti di per sé. Ma sentiamo invece Andrea, perché anche lui ha una storia abbastanza unica, diciamo. Allora, buongiorno a tutti. Appunto, io sono Andrea, sono di Biella, quindi gioco un po' in casa con Città dell'Arte, perché nel 2005 sono stato il primo biellese a partecipare a Unidee, quando non era ancora accademia, ma era un progetto molto sperimentale di residenza. E mi sono laureato in architettura, sono un progettista e soprattutto disegno spazi per far avvenire l'innovazione. Quindi il mio progetto, il mio, diciamo, oggetto è uno spazio, ma più che l'oggetto in sé, quello che faccio è disegnare le relazioni delle persone in maniera tale che all'interno di questi spazi possano condividere idee, progetti, competenze e quindi lavorare per una trasformazione del territorio. Io sono, come vi dicevo, piemontese, ma vivo da 8 anni a Matera. Questa è stata una scelta dettata da una domanda. La mia domanda era: può uno spazio di collaborazione, che appunto sono questi spazi che disegno io, essere un motore di trasformazione territoriale? e facendo una ricerca in Basilicata non c'era nessun tipo di spazio di coworking e ho deciso di trasferirmi in Basilicata proprio per aprirne uno. Quindi sono riuscito in un certo senso a creare uno spazio, un oggetto, un luogo delle relazioni, di scambio di competenze, che è il primo progetto di cui vi parlo, che si chiama Casa Natural. Casa Natural, per farvi capire, è un progetto disegnato insieme alla comunità che oggi lo vive. È una comunità di persone, di professionisti che ognuno di loro ha competenze diverse, ma che si ritrovano dentro questa casa da una parte per lavorare, infatti viene definito coworking, quindi uno spazio di lavoro condiviso, ma dall'altra parte soprattutto perché cercano un valore aggiunto. Questo valore aggiunto è quello della relazione, quello dello scambio, quello della condivisione e quello di aprire nuove opportunità stando assieme. Naturalmente creare questo non vuol dire saper disegnare uno spazio, ovvero più o meno bello, più o meno tecnologico, ma vuol dire soprattutto saper cucire le relazioni tra le persone. Quindi ancora una volta è un discorso di processo, si parte con un'idea e poi si capisce come poter aggregare le persone, come farle stare bene tra di loro e anche capire quali sono i loro profili che possono matcharsi meglio. Ovvero, se facciamo un esempio di Eugenia, Eugenia sarebbe una persona perfetta per poter stare all'interno del nostro spazio, il nostro ruolo sarebbe quello di cercare di farla incontrare con altre persone che magari o contadini o imprenditori agricoli che lavorano, per far capire quali sono altre opportunità legate alle sue ricerche, o dall'altra parte invece metterla insieme a dei centri di ricerca perché potrebbero generare a Eugenia delle stesse opportunità. Tutto questo lo si fa grazie a un grandissimo lavoro che si definisce di community building, quindi costruzione di comunità. Questo naturalmente, se uno guarda il mio background, non c'entra niente con il mio profilo da architetto, ma su tutte le competenze che durante la mia esperienza ho potuto da una parte apprendere, dall'altro scambiare e poi soprattutto mettere a terra, cioè cercare proprio di sperimentare e prototipare. Da una casa, che appunto è questa Casa Natural a Matera, la seconda, diciamo, filone di ricerca è capire se le relazioni, se le competenze che arrivano anche da fuori del territorio, se portate queste competenze, queste relazioni all'interno di un territorio, quindi un centro piccolino, se portate all'interno queste relazioni e queste competenze possono generare qualcosa di migliore anche all'interno di un paesino. Quindi il secondo progetto si chiama Wonder Grotto, è quello che vi presento, ed è un progetto che ha l'obiettivo di riabitare i centri piccolini, i borghi che stanno vivendo una situazione di spopolamento. In Italia, ma anche nel mondo, ci sono tantissimi paesi che appunto soffrono di questa dinamica e quello che ci siamo chiesti attraverso Wonder Grottole è se appunto attirando persone nuove dall'esterno e cercando di mostrare quali sono le competenze o i valori aggiunti del territorio invece locale, mettendo insieme queste due cose, se si possono generare dei processi che sono effettivamente di riqualificazione da una parte, ma dall'altra parte anche di creazione di nuove opportunità. Nello specifico, lo scorso anno, giusto per darvi un esempio, abbiamo creato un progetto all'interno di questo macro progetto che si chiama Wonder Grottle. L'abbiamo creato insieme a Airbnb, era una residenza estiva di 3 mesi che si chiamava Italian Sabbatica, del cui obiettivo era quello di invitare 5 volontari a vivere con i cittadini della comunità di Grottole per sviluppare dei progetti che potessero generare nuove opportunità legate al turismo. Quindi paese dismesso, case vuote, poche persone, capire come poterlo generare. Quindi quello che noi abbiamo detto è: perché non proviamo a raccontare in maniera nuova, quindi narrativa nuova, questo territorio e creiamo un bando internazionale per invitare le persone a vivere. Il progetto è stato di grandissimo successo perché abbiamo avuto ben 280.000 candidature, ma la cosa più interessante di tutto questo processo è che disegnando questo progetto, questa call, siamo riusciti a colpire il desiderio delle persone di tutto il mondo di ritornare un po' alle loro origini, perché molte persone anche del mondo sono persone che avevano origini italiane, ritornare nel sud Italia, far parte di un lifestyle italiano mediterraneo e soprattutto anche poter aiutare un paese, diciamo, dismesso a ritrovare vita. Quindi quello che capite è che dentro questo processo al centro di tutto quello che faccio, di tutto il mio design, stanno sempre le relazioni tra le persone, la costruzione di comunità. Oggi ancora stiamo attivando vari progetti sul territorio della Basilicata, dove il centro è sempre l'innovazione sociale, quindi cercare di trovare delle risposte ai bisogni del territorio, che sono diversi, ma soprattutto farle in maniera innovativa. Quindi rispetto a questo è guardare il problema da prospettive diverse, ed è questo che emerge ancora molto forte e chiaro quanto competenze diverse e punti di vista diversi aiutino ad affrontare, a vedere un problema veramente in maniera diversa. Quindi non cercare di trovare sempre la soluzione nello stesso modo, in realtà farsi molte domande per capire come invece il problema può essere risolto. Grazie, è molto stimolante. E parto da questo e anche da una domanda, dalle due domande che ci sono state. Una dice, ma quindi oggi il designer deve lavorare, può lavorare sia in studio sia sul campo, più in studio, più sul campo? No, come si lavora oggi? Una domanda sul come. E invece l'altra è, ma quindi un designer oggi è fondamentalmente un ricercatore? E direi sono abbastanza interessanti. E la domanda che vi faccio io e su cui vorrei provare a riflettere è appunto un po' chi sia quindi oggi il designer. E fondamentalmente non c'è più speranza per la progettazione di oggetti, oppure si possono ancora progettare oggetti e perché? E ve lo chiedo perché devo dire che anche, come dire, nel mio lavoro, vi dicevo, anche io sono un progettista, no? E in qualche modo devo dire che mi sembra sempre di dover scegliere, no? Di poter scegliere quale futuro aiutare a immaginare. E quindi posso poter scegliere di progettare in un certo modo certe cose, oppure certe soluzioni, come diceva Andrea, oppure provare a immaginare, provare a progettare non tanto delle soluzioni specifiche, ma degli scenari, degli immaginari, no? Una proposta da costruire. Ecco, è sempre un po' questa scelta a metà, no? Tra che cosa voglio progettare e che tipo di designer voglio essere. Vorrei proprio chiedere anche a voi, insomma, chi è il designer oggi? Si può ancora progettare oggetti oppure è finita la stagione degli oggetti? Ok, allora partendo dalla tua domanda come stima, un po' anche dal titolo di questo incontro, è che se siamo tutti designer, chi è il designer oggi? In un certo senso possiamo essere tutti designer, nel senso che non c'è più solamente l'oggetto, per come lo intendevamo in passato, nel senso la sedia, un tavolo, un divano, sicuramente ancora oggi è ancora anche quello il design, ma naturalmente è cambiato il processo con cui si fa, non è più solamente un discorso estetico, non è solamente più un discorso di forma, non che in passato lo fosse, ma oggi ancora di più ci sono molte variabili che prendiamo in considerazione, perché il mondo è cambiato, si guarda ad altri obiettivi, non so, il tema, l'esempio della sostenibilità è un tema talmente vasto che si affronta proprio nell'intero processo produttivo, cosa che in passato non si prendeva in considerazione. Rispetto a questo, il designer oggi è una persona che ha una supervisione sull'intero processo, quindi una persona che sa guidare altre persone per lavorare in team per raggiungere un obiettivo. È una persona che si fa le domande in maniera diversa, che ricerca, soprattutto c'è un grande discorso di ricerca, quello che dicevo anche prima. Non trovare delle soluzioni preconfezionate a dei problemi, ma cercare veramente di guardarle da punti di vista diversi. Questo avviene attraverso una ricerca approfondita, avviene attraverso lo scambio con altre competenze, e quindi un grande lavoro di team, un grande lavoro di domande, per poi pian pianino riuscire a diciamo, settorializzare, a sezionare tutte queste risposte e arrivare verso la fine a una sola soluzione. Naturalmente ci sono le domande di capire chi sono gli stakeholders di tutto questo processo, quindi veramente capire ma chi sono le persone che dobbiamo coinvolgere. E poi l'altra cosa anche importante è che in questo ruolo di disegnare dei processi è estremamente importante l'ascolto, ed è per questo che secondo me un po' anche rispetto alla retorica del designer come la persona famosa che disegna magari un oggetto iconico, diciamo che in realtà il design è proprio l'opposto, è colui che prima ricerca, ascolta gli altri e poi riesce a tradurre in oggetto, in processo, quello che riesce a raccogliere da tutti gli altri. Quindi il design naturalmente deve essere una persona che riesce a semplificare tutto il processo e riuscire a tradurre in qualcosa che veramente possa essere la risposta a un problema. È per questo che il tema del design è anche la ragione per cui invitato in questa giornata, il tema del design come colui che dà una risposta è molto legato al tema dell'innovazione sociale, che si pone appunto come quel grande tema di trovare soluzioni ai problemi che siano però molto diffusi in tutta la società. Eugenia, come si fa questa ricerca? Bisogna avere mille competenze in qualche modo per affrontare una ricerca. Tu ti occupi anche di agricoltura, com'è possibile? No, non bisogna avere tutte le competenze, bisogna essere, secondo me, consapevoli del proprio processo, sapere esattamente quali sono gli interessi che ti portano ad affrontare una ricerca, quali sono i tuoi obiettivi, avere un'etica dietro al lavoro che uno fa. Ma poi la capacità fondamentale del designer è andare oltre la specificità disciplinare e lavorare con discipline diverse e mettere in rete discipline diverse e saper fare diversi. E quindi fai ricerca, ma fai ricerca insieme agli altri, fai ricerca a partire dalle ricerche degli altri, diciamo, in un certo senso. Secondo me, rispetto alla domanda che facevi all'inizio anche di chi è il designer adesso, una cosa per me interessante e che forse anche è uno degli aspetti di cambiamento della professione, è che è una professione sempre molto più varia e che quindi anche rispetto al processo educativo, a quello che si va a studiare, non è che il lavoro poi è definito da una serie di paletti, da una serie di modalità di pratica. Ma ogni progettista si crea un suo percorso, un suo interesse che spinge la professione stessa anche al di là dei limiti che magari si possono avere durante il sistema educativo. Mi viene in mente questo aspetto, che quando uno deve scegliere che corso fare, fondamentalmente cerca, guarda, in Italia funziona un po' così, ma non solo in Italia. E allora incomincia a vedere che ci sono una serie di corsi per cui c'è product design, industrial design, car design, fashion design. Cioè come se uno in qualche modo dovesse scegliere che cosa vuole progettare. No? Mm-hmm. Il tentativo nostro invece, un po' un corso veramente unico in questo senso, non è tanto quello del dire cosa progettare, ma come progettare. Mm-hmm. Questo è... E con chi? Grazie. Avete voglia di dirci qualche cosa su questo, anche un po' a partire dalla vostra esperienza? Sì, nel senso che rispetto a questo, tornando anche a quello che ho illustrato fino ad ora, credo che un corso di design come quello dell'Accademia mi sembra importante perché vuole trasmettere un metodo di fare le cose, più che poi... solamente una visione, diciamo, verticale del design, quindi andare, non so, sul disegno specifico di un oggetto. Quello che è interessante è che avendo, diciamo, un'infarinatura generale su vari aspetti, ma puntando molto sul metodo, questo permette di, appunto, ottenere un metodo che poi si può applicare in vari settori. Quello che posso portare dalla mia esperienza specifica e che avere un metodo che ti permette di affrontare i vari segmenti di mercato, i vari argomenti su cui si lavora, aiuta tantissimo perché in realtà quello che è un corso aiuta sempre per darti qualcosa in mano, per iniziare a testare qualcosa. Poi è il lavoro, è mettere a terra quello che ti può passare effettivamente effettivamente innanzitutto che ti permette di testare degli strumenti, perché all'interno di ogni corso poi si utilizzano vari strumenti. Anche se parliamo di strumenti, ad esempio oggigiorno ci sono infiniti, perché parliamo di strumenti analogici sia di strumenti digitali. Quindi quello che penso che sia più importante veramente sia questa, diciamo, passare a quello che sarà il futuro designer, un metodo di apertura mentale, un metodo di saper guardare e creare dei nuovi immaginari, perché quello di cui abbiamo bisogno è veramente immaginare cose nuove, perché sennò vediamo sempre le stesse risposte. Allora questo è veramente poter dare un corso dove ancora una volta è come se fosse un grande caleidoscopio diciamo, di informazioni che vengono trasmesse, che vengono insegnate, in maniera tale che poi pian pianino, anche passando il tempo, facendo varie esperienze anche all'interno di progetti, possono essere portati in luce e capire come poter essere applicati poi nella quotidianità. Se posso aggiungere, secondo me è anche il ragionamento si basa sul fatto che questa metodologia di cui stiamo parlando è il fatto di essere in grado di comprendere la complessità che ci sta dietro ai progetti, che quindi quando tu parlavi del fatto che è più il come che il cosa, è proprio perché al di là le sedie, gli oggetti, le abitazioni, gli spazi possono essere progettati, devono essere progettati, però devono essere progettati con una consapevolezza della complessità all'interno della quale si vanno a situare, la complessità sociale, economica, ambientale. E il progettista, quello che deve saper fare non è sapere già di per sé tutte le informazioni prima di fare un progetto, ma nel momento in cui affronta un progetto saper come ricercare tutte le informazioni che gli servono poi a prendere le decisioni per svolgere il progetto. Questo trovo abbastanza curioso questo aspetto, un po' vorrei chiedere proprio a Eugenia questa cosa qua. A un certo punto tu hai studiato in Italia design e poi a un certo punto hai detto no, voglio cambiare prospettiva, no? E sei finita in un mondo come quello olandese in cui non si studiava più, o non solo, in maniera verticale, cercare di capire qual è il problema, trovare la soluzione, no? Ma si aveva un approccio diverso, che è molto simile al nostro approccio di Accademia Unidee. Ce ne vuoi parlare un po' di questo approccio, delle differenze anche? Sì, secondo me, allora, io parlo per la mia ovviamente esperienza personale, l'educazione della mia triennale, anche probabilmente perché era una triennale, magari mi ha dato più i fondamenti di quegli strumenti che sono gli strumenti base della progettazione, come avere una mentalità progettuale, cioè l'idea che comunque se sei un progettista vuoi affrontare delle problematiche, trovare delle soluzioni e un po' giocare tra questi due. C'è un problema, trovo una soluzione. Mentre l'esperienza olandese mi ha portata a mettere in discussione i sistemi all'interno dei quali sia il problema che la soluzione esistevano, e quindi cercare di comprendere il mio ruolo come progettista e le responsabilità che come progettista ho nel proporre una soluzione, ma anche, di nuovo, comprendere la complessità che sta dietro a qualsiasi necessità progettuale, e l'abilità di andare a definire molto di più le problematiche e comprendere di più quali sono le problematiche che mirare alla creazione di una soluzione stessa, e come riuscire ad analizzare e comprendere meglio qual è la problematica ti possa portare ad ampliare lo spettro di quali sono le soluzioni. Ed è per quello che poi non si ritorna alla tipologia progettuale, non è tanto fare disegno industriale o tanto fare moda o fare car design, ma in funzione proprio di una comprensione più ricca della problematica, capire qual è la soluzione adatta. Grazie, te l'ho chiesto proprio perché, insomma, un po' quello che vi stiamo dicendo è che il corso di Social Innovation Design di Accademia Unidee è un corso di questo genere, non è un corso verticale dove si impara a progettare la scarpa, dove si impara a progettare il bicchiere, la macchina o il vestito, ma è un corso dove si impara a progettare come dire, in una battuta mi verrebbe da dire, non è un corso che ti impara a trovare problemi e soluzioni, ma è un corso che ti impara, che ti aiuta a rispondere alla domanda come potremmo vivere insieme domani. Ecco. Però per questo vorrei chiedere ad Andrea, perché secondo te oggi, come dire, è ancora rilevante studiare design? Perché parlando di complessità fondamentalmente ci verrebbe da dire, beh, forse certo che nei nostri corsi di design abbiamo economia, sociologia, antropologia, filosofia, no? Perché sono discipline che devono far parte del background di un futuro progettista del futuro proprio, di un designer. Però perché è necessario studiare design? È ancora una figura così rilevante il designer e perché? Beh, siamo in un momento in cui appunto abbiamo la necessità di riprogettare il mondo. Mai come in questo momento specifico, soprattutto dove siamo in corso con una pandemia che comunque vede tutto il mondo coinvolto, e penso che la figura del design sia centrale, una figura poi del design che di social innovation ancora più centrale per tutto quello che siamo raccontati oggi, soprattutto perché è un progettista che cerca di trovare appunto soluzioni per la società, quindi quale più di oggi veramente abbiamo bisogno di una figura del genere. Abbiamo bisogno, come dicevo prima, di una professionalità che sappia ricercare ma schematizzare anche tutta la complessità, come diceva Eugenia, nel senso che dentro un mondo super complesso dobbiamo riuscire a capire come sono fatti, quali sono i dati estremamente necessari per poi andare a studiare, a disegnare delle nuove soluzioni, perché bisogna saperlo affrontare, bisogna appunto in mezzo a una grande complessità capire, riuscire a ridurre tutto a una soluzione che sia il più semplice possibile e che possa rispondere in maniera ottimale. Quello che dicevo prima, anche la nostra capacità, quella di un designer, deve sapersi anche un po' mettere da parte e saper lavorare con gli altri, cosa non sempre così facile. Invece, intrinseco del nostro ruolo è proprio questo fatto di poter stare insieme agli altri per trovare delle soluzioni. E quindi oggi più che mai tutto quello che è il tema appunto del social design è un tema centrale veramente per il futuro del nostro mondo. Ritorno a quello che dicevo prima, saper disegnare nuovi immaginari. Anche oggi non dobbiamo solamente affrontare quello che è diciamo il momento di emergenza, ma soprattutto abbiamo bisogno di persone che sappiano guardare il mondo con occhi nuovi per dare nuove soluzioni, ma anche proprio generare nuovi processi. Il mondo è cambiato, non possiamo soffermarci solamente sulle cose negative, abbiamo bisogno di ripartire, rilanciare tutto che può essere l'economia, il nostro modo di vivere, cioè tanti argomenti, ok? Allora, saperlo fare oggi vuol dire avere in mano delle competenze che sono quelle da progettista, da designer, quindi diciamo più che mai questo è proprio il momento giusto per lanciare il corso dell'Accademia Unidee. Eugenia, che differenza c'è, a tuo parere, tra la disciplina del design e altre discipline? Secondo me il vantaggio che ha la disciplina del design, che forse può suonare male, è di non avere una specificità, nel senso è una disciplina che ti insegna un metodo, è come se, no, ma che è un metodo che puoi applicare a tematiche, argomenti, contesti molto diversi, e questo ti libera dai limiti che la maggior parte delle altre discipline hanno, di essere chiusi nella disciplina stessa, di essere autoreferenziali, ma quasi all'estremo di dipendere dai contenuti sviluppati dagli altri, di confrontarsi con le altre discipline. E quindi è questa essere per natura multidisciplinare e guardare alle altre discipline che ti permette di creare collegamenti tra soluzioni che probabilmente le altre discipline non riuscirebbero a vedere, non riuscirebbero a creare come collegamenti. Ecco, ancora vorrei chiedervi questa cosa. Il modo, come dire, di studiare, di imparare, di apprendere proprio il metodo della progettazione, i modelli della progettazione che sperimentiamo in Accademia Unidee sono, come dire, molto diversi da quelli che si imparano in altre scuole tecniche, in altre università, perché da noi, come dire, si lavora sempre con la matita e il libro, no? Il pensare e il fare insieme. E questa cosa che diceva prima Saverio, no? Ciascuno di voi ha uno studio personale, no? Per sperimentare, per lavorare in maniera individuale o collettiva. Ecco, studiare e pensare, studiare e fare, no? Questa capacità di fare ricerca anche attraverso l'uso dei materiali, l'uso delle tecniche. Ecco, ma per chi è questo corso di design? Cioè, che cosa bisogna saper fare prima? Bisogna per forza saper disegnare bene, bisogna per forza saper fare dei modellini. Che cosa bisogna, quali sono i requisiti necessari per poter diventare un progettista del futuro? Andrea, forse. Sì, vabbè, io parto dalla mia storia personale. Considerate che ho iniziato a fare architettura arrivando dal liceo classico, non sapevo disegnare e il primo giorno all'interno di un corso il professore mi disse: bene, quest'anno progetteremo una residenza per studenti. Ho detto: oh, mamma mia! Quindi rispetto a questo, quello che mi sento dire a distanza di anni è che in realtà non è necessario saper far nulla, e più essere pronti mentalmente a saper apprendere un metodo. Come dicevamo prima, il metodo è quello che è centrale nell'essere designer, quello che un corso mi può passare. Questo vuol dire che naturalmente ci saranno delle velocità, degli equilibri interni al gruppo di lavoro che saranno diversi da chi magari già sa usare magari alcuni strumenti, altri non lo sanno. Però la bellezza di questo corso, ma in generale anche dello studiare insieme ad altre persone, è che stando insieme, se io non so fare qualcosa lo sa fare il mio compagno, e quindi non ci si sente impreparate rispetto a un argomento. Quindi diciamo che il corso stesso, secondo me, può diventare proprio un luogo di apprendimento anche dagli altri, apprendimento di quello che sarà poi anche una parte del vostro metodo di lavoro per il futuro. Gli strumenti oggi, soprattutto come dicevo prima, in questa esplosione anche di strumenti digitali, sono infiniti, nemmeno io li conosco tutti. In base a quello che andrete a creare, in base all'argomento di progettazione, imparerete cose nuove. Alcuni strumenti saranno già propri vostri perché magari già li utilizzate bene, altri saranno da imparare. Quindi rispetto a questo non mi spaventerei rispetto a dire: ah, non so se so disegnare. Ecco, saper disegnare non è necessario, potrete esplorare questo mondo e magari vi piacerà tantissimo, così come invece magari non ne avrete assolutamente bisogno. E quindi direi di non sentirvi impreparati rispetto a questo argomento, ma bensì capire veramente quanta motivazione c'è da parte vostra nell'imparare un metodo nuovo, imparare mondi nuovi. Che poi, per quello che vi raccontavo prima, è se dovrete essere i creatori, i generatori di immaginari nuovi, è importante non saper nulla, perché dovrete sempre creare qualcosa di nuovo. Quindi creare qualcosa di nuovo sicuramente, se non esiste, dovrete imparare a farlo. Eugenia. Sì, dal punto di vista formale, tecnico, non c'è niente che uno deve sapere. Sono tutte le cose che si imparano sono strumenti che ti possono aiutare a comunicare quali sono le tue idee. E ognuno ha bisogno, secondo me è legittimo che trovi qual è il suo strumento comunicativo preferito e anche qual è lo strumento più adatto al contesto nel quale si lavora. Quindi non è uno strumento, ma come diceva anche Andrea, è l'abilità di imparare strumenti diversi rispetto al contesto. Di sicuro bisogna essere curiosi, ma secondo me bisogna anche avere la volontà di avere un impatto sul mondo che ti circonda. Perché progettare vuol dire aggiungere a quello che c'è, vuol dire modificare, magari partire, modificare. Aggiungere non vuol dire necessariamente qualcosa di nuovo, ma vuol dire voler vedere un cambiamento a partire dal proprio input rispetto al contesto in cui si ha, che sia attraverso un oggetto, che sia attraverso un servizio, un sistema, un'idea. E quindi un po' quella voglia, quella curiosità e quel briciolo di coraggio di volersi esporre, quello secondo me è una cosa che si impara anche quella, se uno ne ha la curiosità di volerci provare. Ecco, ci chiedono, c'è una domanda di Giuseppe che dice: quali sono gli sbocchi? Cioè, uno studia design e poi che ce ne facciamo di questi corsi, di queste competenze, di questi strumenti? La prima risposta facile la dico io. Siamo in tre in questo momento, ciascuno di noi ha studiato da progettista, è un progettista, ciascuno di noi rappresenta un diverso modo di vivere questa stessa professionalità. Io nell'insegnamento, nella ricerca e anche nella costruzione di questo progetto dell'Accademia, Eugenia come libera professionista e anch'essa ricercatrice attraverso design, e Andrea in questo progetto di cui vi ho parlato prima di riattivazione locale. Però oltre, come dire, questi sono già tre esempi, però chiedo anche a voi, Eugenia e Andrea, dopo aver studiato design, che cosa si fa? Lasciamo perdere l'architettura, perché quello è un campo drammatico che tutti gli studenti di architettura ormai non studiano più architettura per fare gli architetti, perché sanno che case poche se ne fanno, ma il designer, il progettista invece, che si fa dopo aver studiato designer, dopo aver studiato da designer? Beh, secondo me si possono fare tantissime cose, insomma, quello che raccontavo prima, visto che innanzitutto intraprendere un corso di studi dicendo già che cosa farò successivamente, cioè è impossibile adesso dare questa risposta. Però attenzione che c'è un dato, nel senso che fare il progettista, imparare un metodo è quello che poi puoi applicare, come diceva anche prima Eugenia, a tantissimi modi. Quindi dipenderà un po' anche quello che durante il percorso vi appassionerà di più. Partite da questa voglia di imparare a prendere un metodo per poi poterlo applicare anche a quello che più vi piace. Io l'ho applicato al mondo del rigenerare piccoli borghi. Arrivo da un piccolo borgo piemontese, è sempre stato qualcosa che mi è stato a cuore e quindi ho applicato a questo contesto un metodo e poi ha generato qualcos'altro. In questo momento, come vi dicevo prima, stiamo ridisegnando tutto, dai servizi agli oggetti. Immaginate veramente rispetto alla pandemia cosa vuol dire. Ridisegnare veramente il modo in cui fruiamo un negozio, il modo in cui dobbiamo disegnare un oggetto per, non so, bere o stare in un luogo. Oppure abbiamo ridisegnato, anche se sono state ridisegnate anche in maniera open source, anche i respiratori per l'ossigeno. Cioè, sono state fatte tantissime cose. Tutto questo ha sempre alla base una parte di design, quindi veramente da risolvere problemi della società molto grossi a invece risolvere sempre dei problemi che sono comunque intaccano la società, ma dall'altra parte magari lavorando appunto degli oggetti. Quindi dire oggi quali sono gli sbocchi è un po' difficile, perché sono anche molto legati alla singola persona. Fare un corso di studi come quello dell'Accademia Unidee vuol dire anche conoscere tante persone che stavano in docenti, tutto il mondo che passa attraverso Città dell'Arte, tutto il mondo che Città dell'Arte vi farà conoscere attraverso il corso. Quindi veramente questo in questo momento è difficile. Quello che vi posso dire è che oggi il mondo ha bisogno di designer, non solamente per l'emergenza, in generale c'è bisogno da disegnare tantissime cose. Quindi rispetto a questo mi sentirei di dirvi questa domanda è giusta, perché è giusto porsela all'inizio di un corso, però partirei più dalla passione e dalla voglia che motiva a cercare questa cosa, perché naturalmente se uno ha la passione per la medicina o l'economia, direi non fai design, ma se uno invece ha voglia di guardare il mondo da prospettive nuove, da ricercare, se è curioso veramente, perché col design si imparano un sacco di cose, perché ogni volta che tu apri una porta se ne aprono infinite, perché è sempre un modo di entrare sempre più in dettaglio. Allora rispetto a questo veramente è una disciplina bellissima da approfondire. Prego. Concordo appieno con quello che diceva Andrea. È una professione che uno, secondo me, si inventa basandola sui propri interessi. Basta vedere gli esempi, appunto i miei esempi o l'esempio di Andrea, sono discipline che difficilmente potresti dire che nascono dallo stesso processo, dagli stessi studi. In realtà no, appunto è questa mentalità che poi ognuno esprime rispetto alle tematiche che trova più importanti per il proprio percorso di vita, inventandosi il modo, inventandosi le relazioni che si creano con le altre discipline e un po' autodefinendosi qual è la propria professione. Cosa che comunque in tante altre discipline, dal punto di vista, in questa realtà di crisi economica, sociale, sta avvenendo comunque. Quindi spesso la sensazione che ho in realtà è che chi studia design ha un attimo quel vantaggio di essere già predisposto al cercare di tirarsi fuori da una situazione complessa. Grazie, io vi ringrazio moltissimo, siamo alla fine di questo talk, vi ringrazio te Eugenia, anche te Andrea e tutti voi che avete partecipato e anche per le domande che avete fatto, però vorrei lasciarvi anche, dandovi anch'io una piccola risposta che deriva proprio da quel che è Accademia Unidee, dal luogo in cui sta, che è la Fondazione Pistoletto, Città dell'Arte, di cui ci hanno parlato sia Andrea sia Eugenia, e la risposta è molto legata sia all'ispirazione di Accademia Unidee sia alla rete in cui Accademia Unidee sta. Pensate, solo oggi ho avuto a che fare con un gruppo di ricercatori e di artisti olandesi, però una di loro era scozzese e l'altro invece era olandese, perché stavano in Belgio. E poi abbiamo a che fare, insomma, molto spesso con... domenica scorsa avevamo un incontro di una serie, di un gruppo, diciamo, noi li chiamiamo gli ambasciatori, a New York, e c'era gente da tutto il mondo connessa con questa rete. Ecco, Accademia Unidee è anche questo, cioè la possibilità di entrare in relazione con una rete molto ampia di persone che lavorano in questo campo, nel campo della trasformazione della società, attraverso le discipline più diverse, molto spesso attraverso la disciplina del design. E questa è un po' una risposta, insieme a questa risposta mi piace lasciarvi anche un'immagine che è un progetto e che è il nostro logo. Ora Clara magari ci mostra una slide, ecco, in cui vedete, questo è il nostro logo di Accademia Unidee, vedete sotto ci sono i riferimenti, il sito e l'indirizzo mail a cui potete scrivere per cercare di più. Questa immagine è un'immagine di un progetto artistico, che è il progetto del Terzo Paradiso, si chiama così perché da una parte c'è un paradiso naturale, dall'altra c'è un paradiso artificiale, quello dell'uomo, della tecnologia, dell'invenzione, degli oggetti, quello che dicevamo prima, però tra questi due paradisi è successo un disastro, è successo un grande squilibrio, la situazione di disastro che stiamo vivendo ciascuno di noi nelle nostre vite. Allora, questo simbolo è un simbolo che è un progetto, come dicevo, applicato da tantissime persone nel mondo in modi molto diversi, ed è un progetto che dice dobbiamo trovare una sintesi, la costruzione di un'immagine di futuro diversa. E questa immagine di futuro è l'immagine di futuro a cui tutti noi, insomma, in accademia, le persone che avete sentito, Eugenia, Andrea, tantissime, centinaia di persone che passano quasi ogni giorno da Città dell'Arte, portano con sé in progetti locali, globali, di dimensione culturale, economica, sociale, perché per noi il design, per la società, è questo. E se devo dire che un progetto come quello di Andrea, di Casa Natural, ha vinto la menzione d'onore al Compasso d'Oro, che è uno dei più importanti premi per il design, proprio 2 anni fa, questo è proprio il senso del lavoro che facciamo, cioè il lavoro di essere profondamente progettisti, profondamente in grado di affrontare la realtà attraverso le tecniche, gli strumenti del design, ma anche e soprattutto chiedersi ma in quale modo e in quale mondo vogliamo vivere domani. Questo è un po' il messaggio e il grande impegno di Accademia Unidee, del corso di Design per l'Innovazione Sociale. Io ringrazio nuovamente tutti, torneremo presto con un'altra serie di talk, altra serie di webinar, e grazie ancora a Eugenia, Andrea e Clara e Saverio per l'organizzazione di tutto questo, per la partecipazione, e speriamo di rincontrarvi presto online o in presenza. Ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti.